Buongiorno a tutti, bentornati sul canale. Quest'oggi torno a parlare del mio canotto Intex Sea Hawk 2 perché voglio fare un rapido test per verificare, nonostante abbia la pompetta elettrica con accesso alla corrente e sia comodo per farlo, voglio verificare quanto tempo ci vuole effettivamente da zero a pronto all'uso utilizzando la pompa in dotazione. Giusto per vedere se dovete fare un'escursione, ve lo portate in macchina da qualche parte, dalla scatola col portamotore smontato, utilizzando la sua pompetta, vedere quanto tempo ci vuole per renderlo utilizzabile. Ma come sempre, prima di cominciare, mettete un bel like e iscrivetevi al canale. Procediamo. La valvola Boston. Apriamo il tappino e procediamo con la camera d'aria numero 2. Ecco qua. Ok, visto che 7 minuti il canotto utilizzando la pompa in dotazione è gonfio in maniera ottimale per poter essere utilizzato. Adesso monto i remi e monto anche il supporto motore. Giusto per verificare da zero a pronto all'uso quanto tempo effettivamente ci vuole. Ora l'ultimo passaggio. Questo sarà forse il più meticoloso. Bisogna fare altro che fissare la bacchetta d'alluminio. Una.
Ovviamente questa è la parte più laboriosa. Però, ovviamente, se voi dovete fare un'escursione in macchina, questo potete tranquillamente lasciarlo già montato. Io ho voluto fare una prova da zero a pronto all'uso in tutti i suoi passaggi: gonfiare il canotto con la pompa a mano, montare i remi e montare da zero anche il supporto motore. Ma se dovete fare un'escursione, come vi dicevo, il supporto motore non è che dovete smontarlo completamente ogni volta. Lasciate tranquillamente buttato in macchina già montato e ritagliate molto più tempo. Ecco fatto, come avete visto, in 20 minuti d'orologio ho montato tutto il canotto rendendolo pronto all'uso in tutte le sue parti. Logicamente, come vi ho già anticipato prima, la parte più laboriosa è quella del supporto motore, che però se lo lasciate già montato, visto che non occupa molto spazio, dimezzate tranquillamente i tempi. Quindi ora non ci resta far altro che recuperare la batteria, il motore fuori bordo e possiamo procedere al varo del nostro canotto motorizzato. Quindi, come sempre, se vi è piaciuto il video mettete un bel like, se volete supportarmi condividete, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Un saluto dal vostro Max Review, a presto, ciao.